Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione con un'altra intervista del lunedì. In queste ultime settimane ci stiamo dedicando a temi internazionali. La settimana scorsa abbiamo avuto l'intervista con il compagno Giuseppe Letizia dalla Bolivia e anche oggi ci dedichiamo al continente latinoamericano, in particolare alla situazione politica del Messico. E abbiamo infatti in collegamento con noi Arturo Zofman Rodriguez, che è un militante della tendenza marxista internazionale che si trova appunto a Città del Messico. La prima domanda che vorrei fare ad Arturo riguarda appunto il governo che è il governo messicano di López Obrador, che appunto è al governo dal dicembre del 2018 e che è stato eletto presidente del Messico sulla base di una forte spinta popolare, sulla base di delle aspirazioni delle masse messicane per un cambiamento radicale delle loro condizioni di vita. Per cui, per prima cosa, vorrei chiedere ad Arturo quale bilancio possiamo trarre di questo primo anno e mezzo di governo di López Obrador e che cosa ci può dire un po' anche questa esperienza rispetto alla sua visione della società. Buongiorno dal Messico a tutti i compagni italiani. Spero che, malgrado tutto quello che è accaduto in questi mesi, stiate tutti molto bene. Effettivamente Andrés Manuel López Obrador, che è un politico di sinistra, molto conosciuto, carismatico, legato ai movimenti sociali dagli anni 90, è arrivato al potere in dicembre del 2018 sulla base di una forte spinta dal basso, sotto il governo precedente di Peña Nieto, che era un governo corrotto, nella tasca dei grandi capitalisti. C'erano stati grandi movimenti contro la sua riforma dell'educazione, contro la privatizzazione del petrolio, contro la violenza, soprattutto dopo il macello degli studenti a Ayotzinapa nel 2014. Movimenti dei giovani, come il movimento Yo Soy 132, lotte sindacali, soprattutto nel nord, nelle maquilas. E tutta questa effervescenza che c'era nella società messicana si è riflessa nella vittoria schiacciante di López Obrador nel 2018. E infatti lui ha svegliato grandi speranze fra la popolazione in generale e soprattutto fra la classe lavoratrice, nel senso in che lui parla di mettere in campo la quarta grande trasformazione storica della società messicana. Dopo la guerra di indipendenza contro la Spagna, dopo il governo liberale di Benito Juárez negli anni 60 dell'Ottocento e dopo la rivoluzione messicana. Una grande trasformazione che cercherebbe di affrontare le grandi sfide, i grandi problemi della società messicana, che sono soprattutto il sottosviluppo, la povertà, la dipendenza economica verso gli Stati Uniti, la disuguaglianza. Il problema appunto è che López Obrador spiega questi problemi attraverso una ottica, direi, ideologica. Secondo lui questi problemi non sono legati al capitalismo, al sistema economico e sociale del paese, non sono legati neanche all'apparato dello Stato, ma sono fondamentalmente la conseguenza di scelte ideologiche sbagliate dai governi precedenti. Dunque il compito sarebbe semplicemente di riorientare l'attività, no, e le priorità del governo dai ricchi e dai corrotti ai poveri, ma senza toccare la struttura generale di classe di questo paese. Il problema però è che l'economia messicana è nelle mani di un piccolo gruppo di capitalisti, di una oligarchia strettamente legata agli Stati Uniti, e senza attaccare questi interessi non si può trasformare la società messicana. Gli interessi dei capitalisti nazionali, direi,
anche dell'imperialismo nordamericano. E anche questo apparato di Stato che formalmente controlla López Obrador non è neutrale, non è un apparato che si può semplicemente riorientare. Perché lo Stato messicano è anche legato ai ricchi, alla struttura di potere e di classe del capitalismo, soprattutto in un paese di questo genere, un paese povero, sottosviluppato, un paese ex coloniale. Lo Stato gioca un ruolo ancora più aperto di controllo, di oppressione di classe, di controllare gli sfruttati. E dunque è strettamente legato alla borghesia messicana, non solo alla borghesia ufficiale, ma anche ai settori, diremmo, illegali della borghesia, che sono i cartel della droga. Dunque, secondo me, questo paese non si può trasformare senza mettere in campo una rivoluzione sociale, senza trasformare le relazioni economiche fondamentali. E secondo me questa ottica sbagliata, un'ottica direi riformista, spiega il fatto che in questo anno e mezzo in cui López Obrador è stato nel potere, non abbiamo visto dei grandi cambi nella società messicana. È vero che López Obrador ha introdotto delle riforme progressiste, positive, che hanno migliorato le condizioni di vita di molte persone, come ad esempio ha aumentato le borse di studio per gli studenti poveri, ha aumentato le pensioni, ha anche aumentato il salario minimo, ma non c'è stata una grande trasformazione come del tipo che lui aspettava. E infatti il governo ha provato, sempre seguendo questa ottica riformista, ha provato di avvicinarsi ai grandi capitalisti messicani, soprattutto attraverso grandi progetti di sviluppo, attraverso i quali López Obrador cerca di legare lo sviluppo del paese, l'aumento del livello di vita della popolazione e allo stesso tempo di promuovere il capitalismo nazionale. Sono dei progetti come il Tren Maya nel sud del paese, il tren transismico, zone economiche speciali nel nord e così via. Anche la costruzione di un nuovo aeroporto della capitale. Ecco, hai proprio detto, no, come López Obrador cerchi di andare incontro agli interessi dei grandi capitalisti messicani. Nel tuo ultimo articolo, che è stato pubblicato sul sito della nostra internazionale marxist.com, ma che abbiamo anche tradotto in italiano, infatti si trova anche sul sito rivoluzione.red, citi anche una sua dichiarazione in cui dice: vogliamo sostenere tutti, i capitalisti, ma anche i tassisti, gli indigeni, i contadini, gli studenti. E appunto fa riferimento ai suoi tentativi di avvicinarsi ad una presunta ala progressista della borghesia messicana. Ti chiedo quindi, qual è dall'altra parte però l'atteggiamento della borghesia messicana nei confronti di López Obrador e come è stato accolto il suo governo dai capitalisti? Questa domanda mi sembra molto adatta perché infatti questo tentativo del governo di López Obrador di sedurre la borghesia messicana non è stato reciproco e non si può dire che sia riuscito. Nel senso che sin dall'inizio del suo governo c'è stato un settore della borghesia messicana che ha fatto la guerra contro il governo. Qui si parla di capitalisti come Claudio González, che hanno fatto delle critiche aperte contro López Obrador, che hanno
persino hanno messo dei soldi nei gruppi di estrema destra. Poi c'è stato anche uno sciopero del capitale. Gli investimenti nell'economia messicana sono caduti circa un 2% nel 2019, una cifra che è ancora più alta se prendiamo in conto solo il capitale messicano, perché appunto ai capitalisti non gli piace il programma di López Obrador, chi parla, nonostante essere un programma riformista che rispetta la proprietà privata, rispetta il capitalismo. È un programma che parla di redistribuire il reddito, redistribuire la ricchezza, di affrontare la povertà, la disuguaglianza. Chi anche prende come priorità la lotta contro la corruzione, che è stata una delle fonti più importanti di profitto per i capitalisti messicani, che complementano il loro reddito legale, ufficiale, con quello illegale, diremmo, attraverso i soldi pubblici dello Stato. E dunque economicamente questo programma non gli piace, non lo possono accettare. E c'è anche un altro problema che secondo me è ancora più importante, non un problema strettamente economico, ma è un problema di genere politico, cioè i governi precedenti in Messico, quello di Peña Nieto, di Felipe Calderón, di Vicente Fox, erano governi borghesi nelle tasche dei grandi capitalisti che facevano esattamente quello che i borghesi volevano. Questo governo non è così, nonostante essere un governo riformista, è un governo che è stato spinto al potere dal basso, che ha una base sociale molto radicalizzata, che chiede a López Obrador delle riforme molto, molto audaci, e dunque politicamente non possono fare fiducia a questo governo. Non è no, no, loro non controllano López Obrador, e questo gli fa molta paura, soprattutto in un paese come il Messico, non è esattamente come in Europa, paesi in cui la borghesia ha molte maniere in cui esprimere la sua voglia, e ha degli strumenti politici molto complessi, no? E molto, molto sviluppati. Qui in Messico troviamo una borghesia che è isolata socialmente, vive in un paese in cui la maggioranza della popolazione è molto povera, e non hanno degli strumenti politici effettivi per governare, e dunque hanno bisogno di uno Stato molto repressivo, che abbia sotto controllo la classe lavoratrice e i poveri in generale. E dunque gli fa paura non avere controllo sul governo. Il problema però è che questi capitalisti non hanno nessuna fiducia in López Obrador, non gli piace questo presidente, ma hanno un problema politico molto serio, perché loro in questo momento non hanno uno strumento, non hanno un partito, non hanno uno strumento politico per esprimersi. I partiti borghesi tradizionali in Messico, il PRI, il PAN, il PRD, hanno crollato, adesso si trovano sotto il 10% nei sondaggi, sono assolutamente divisi, si sono sciolti in realtà. E López Obrador rimane molto popolare, malgrado non aver messo in campo grandi riforme nel suo primo anno di governo, lui è ancora molto popolare. Dunque loro hanno un problema, i borghesi. Cosa fare? Non hanno un partito, non hanno un dirigente politico. E dunque c'è un settore, quello più intelligente, quello più forte economicamente anche, che ha accettato, non ha sostenuto, ma ha accettato il governo di López Obrador, e invece di provare di rovesciarlo, hanno provato di portarlo verso la destra, dall'interno, direi. Qui si parla di capitalisti come Carlos Slim, come Alfonso Romo, Carlos Salinas Pliego, che hanno accettato a López Obrador, hanno provato di collaborare con lui, ma sempre provando di rovesciarlo
verso il loro territorio, di mettere pressione su López Obrador per annacquare il suo programma e accettare e rispettare gli interessi della classe dominante messicana. Ma questi alleati sono pronti a tradire López Obrador quando abbiano la prima opportunità. E infatti, come adesso vedremo, la crisi del coronavirus è proprio quella opportunità per loro. E il loro atteggiamento verso il governo, che nel 2019 era più o meno di rispettare e accettare López Obrador, adesso sta cominciando a cambiare. Ecco, collegandomi proprio a quello che dicevi alla fine, della tua, risposta, proprio sull'impatto dell'emergenza coronavirus, che impatto ha avuto in questo scenario questa nuova, situazione e anche che impatto ha avuto sulla situazione economica, in Messico? L'impatto della crisi economica scatenata dal coronavirus qui in Messico è stato catastrofico. Circa 700.000 posti di lavoro sono stati distrutti finora. Il PIL è caduto circa un 9%, una cifra probabilmente paragonabile a quelle che troviamo anche in Europa. Ma qui in Messico la differenza è che si parla di un paese ex coloniale, sottosviluppato, un paese povero, in cui già prima della crisi c'erano milioni di persone che vivevano alla giornata, e questa crisi minaccia di portarli alla fame, di condannarli alla miseria assoluta. E anche dobbiamo studiare non solo le conseguenze economiche della crisi, che sono molto, molto serie, ma anche le conseguenze politiche. Perché ho già parlato di un conflitto latente fra la borghesia messicana e il Messico, il governo messicano, e questa crisi sta radicalizzando questo conflitto, anche con imperialisti nordamericani, come ho già detto. Infatti abbiamo visto che quel settore della borghesia che era già contro il governo ha radicalizzato i loro attacchi. Ad esempio il Consejo Coordinador Empresarial, che è più o meno come la Confindustria messicana, che radune i principali padroni. Ha lanciato delle critiche molto aggressive contro il governo, esigendo che López Obrador deve seguire il loro programma, cioè un programma di salvare il capitale e di fare ai lavoratori pagare la crisi. Poi troviamo anche capitalisti che prima erano vicini al governo, che erano visti da López Obrador e dal Morena come dei capitalisti progressivi, come Carlos Salinas Pliego, che si sono ribellati contro il governo. Infatti Salinas Pliego, che è uno degli uomini più ricchi del Messico, attraverso il suo canale di televisione, Azteca TV, ha detto apertamente in un telegiornale che non si deve seguire. Non si deve obbedire il governo e i consigli del ministro di sanità. Dunque una sfida aperta contro il governo che viene da un capitalista che era visto come uno dei più vicini a López Obrador. Questo mi sembra un episodio molto significativo e che marca un cambio qualitativo nei rapporti fra il governo e i capitalisti. Poi anche abbiamo visto un'altra sfida molto seria in cui un gruppo di capitalisti messicani è arrivato a un accordo con il Banco Interamericano di Sviluppo, che è un organismo internazionale radicato a Washington, un accordo per fornire di 120 mila milioni di dollari, mi sembra. Al capitale messicano
Loro dicono che questi soldi andranno fondamentalmente ai piccoli imprenditori, alle piccole aziende, ma in realtà vanno soprattutto ai grandi monopoli come Femex, per esempio, che è una delle aziende più grandi del paese. E questo episodio è significativo perché questo accordo è stato fatto alle spalle di López Obrador, e infatti è stato sottoscritto questo accordo dal ministro di finanze contro la voglia di López Obrador, che ha criticato apertamente l'accordo, ha criticato anche il ministero. E questo ci mostra che ci sono delle divisioni presso il governo fra un settore che, come dicevo, è più sensibile alle pressioni della classe dominante, e un altro settore più legato a López Obrador, che ha un carattere più, diciamo, più populista, no? Più legato alla sua base sociale, che è fondamentalmente una base sociale operaia. E dunque vediamo che il conflitto fra López Obrador e i capitalisti si sta radicalizzando, anche la destra sta radicalizzando i suoi attacchi. Abbiamo visto anche che ci sono divisioni fra l'esecutivo di López Obrador e altri settori dell'apparato di Stato, che, come dicevo, è un apparato di Stato corrotto e assolutamente borghese. Abbiamo visto ad esempio che il Banco Centrale del Messico ha approvato un accordo per iniettare i soldi nel settore finanziario contro la voglia di López Obrador, che di nuovo ha criticato anche queste misure. Ma siccome López Obrador ha accettato la indipendenza delle istituzioni dello Stato, lui ha dovuto accettare questa mossa del Banco Centrale. In realtà queste istituzioni noi sappiamo che non sono indipendenti, sono legate, come dicevo prima, al capitalismo e alla borghesia. Mi ricollego ad una cosa che accennavi prima rispetto agli stretti legami tra l'oligarchia messicana e l'imperialismo statunitense. Negli ultimi anni abbiamo visto il giro di vite da parte dell'amministrazione Trump nei confronti dell'immigrazione che passa appunto dal Messico agli Stati Uniti, ma appunto, come tu stesso dicevi, ci sono forti legami economici tra questi due paesi. Ti chiedo quindi come si è posto López Obrador nei confronti dell'imperialismo statunitense ed in particolare dell'amministrazione Trump. Effettivamente l'economia messicana è controllata dall'imperialismo nordamericano, dagli Stati Uniti. Circa un 80% delle esportazioni di questo paese vanno negli Stati Uniti. C'è una relazione classicamente imperialista fra i due paesi, in cui il Messico esporta materie prime e anche prodotti industriali di un basso valore, e poi importa tecnologie e merci di un alto valore aggiunto. La politica di López Obrador verso Washington è stata soprattutto di temporeggiare. López Obrador vuole soprattutto tranquillità per mettere in campo qui in Messico il suo programma, e questo gli ha portato a fare delle concessioni considerevoli a Donald Trump. Ad esempio, lui ha firmato il T-MEC, che è un accordo di libero commercio con gli Stati Uniti e il Canada, che insomma è una rinnovazione del vecchio NAFTA del 94. López Obrador ha anche accettato in linee generali la politica migratoria di Donald Trump e ha messo truppe nei confini con Guatemala per controllare i flussi migratori. Ma López Obrador è anche stato intelligente, perché lui ha provato di fare leva sulla sua relazione con la Cina per minacciare agli Stati Uniti, no? E dire: noi abbiamo altri alleati, e anche ha fatto leva sulla questione migratoria, cioè se voi provate a rovesciarci, noi apriremo i confini e ci sarà il caos negli Stati Uniti. E fino a un certo punto questa politica
è riuscita, nel senso in cui gli Stati Uniti nel primo anno di governo di López Obrador più o meno hanno rispettato il governo messicano, hanno accettato le sue politiche in generale, e in realtà Washington ha lo stesso problema che ha la borghesia messicana, nel senso in cui loro non hanno uno strumento politico presso il Messico, non hanno un partito, non hanno un dirigente, non hanno nessuno in cui sostenersi per fare la guerra contro López Obrador. Infatti loro hanno provato, anche loro, anche gli imperialisti, hanno provato di mettere pressione dall'interno del governo di López Obrador. E c'è stato un equilibrio fino a questo momento. Il problema però è che, come nel caso della borghesia messicana, questo equilibrio è molto fragile e la pandemia del coronavirus minaccia con rompere questo equilibrio. E se il processo di polarizzazione della società messicana continua, se la crisi economica qui si approfondisce, c'è la possibilità che gli Stati Uniti adottino una politica molto più aggressiva verso il Messico, di intervenzione aperta contro López Obrador. E in realtà abbiamo ormai cominciato a vedere un processo di questo genere, perché, come ho detto, le economie di Messico e gli Stati Uniti sono assolutamente legate. Questo vuol dire che l'apertura dell'economia nordamericana richiede l'apertura simultanea dell'economia messicana, soprattutto nel nord, nelle maquilas, che sono le fabbriche che esportano agli Stati Uniti. E questo ha già generato i primi scontri fra i due governi. Il ritmo di apertura dell'economia dopo la pandemia. Dal punto di vista delle misure economiche, possiamo dire che lo scontro tra López Obrador e i capitalisti messicani, di cui appunto ci ha parlato, cioè è un esempio di scontro tra delle politiche di stampo neoliberista, appunto rappresentate dai capitalisti, e delle politiche keynesiane, che sono quelle che López Obrador cerca di portare avanti. Ora, qui in Italia, proprio recentemente, abbiamo tenuto un seminario online proprio sul keynesismo, e abbiamo spiegato tutti i limiti di questo tipo di proposte, che spesso però a sinistra vengono viste come delle soluzioni rispetto alla crisi, soluzioni che si dice appunto possano andare incontro alle classi più disagiate. Ora, appunto, ti chiedo di parlarci appunto della politica economica di López Obrador e di dirci cosa ne pensi e qual è la posizione da un punto di vista marxista rispetto a queste. Come ho detto prima, agli occhi di López Obrador il problema principale del Messico è stato il neoliberismo, cioè delle politiche che mettono il settore pubblico al servizio delle aziende private, politiche di libero mercato e così via, e di privatizzazione. E lui propone un'alternativa che potremmo chiamare keynesiana, sebbene un keynesianismo un po' particolare. López Obrador ha risposto a questa crisi da un lato aumentando i sussidi sociali ai più poveri, ai più vulnerabili della società. In questo momento ci sono circa 22 milioni di messicani che prendono soldi dello Stato. È un aiuto positivo che ha salvato molta gente della miseria assoluta, sebbene, come spiegherò adesso, no, secondo noi non è sufficiente, ma nonostante è un aiuto. Dall'altro lato, López Obrador ha continuato con questi progetti su cui ho parlato prima, di sviluppo
lanciati dallo Stato, ma che coinvolgono anche aziende private, come il Tren Maya, un treno nel sud del paese, in Chiapas, che è uno degli stati più poveri del Messico. È un intento, è un tentativo anche di mantenere la fiducia e il sostegno di un settore della borghesia, attraverso progetti che legano il settore pubblico al settore privato. E dall'altro lato, prima dicevo che è un keynesianismo particolare, nel senso che mentre fa queste spese sia nel settore più sociale, no? Attraverso sussidi e aiuti ai poveri e alle piccole aziende e così via, e attraverso progetti più grandi di sviluppo nazionale, di infrastrutture e così via, allo stesso tempo che lui fa queste cose, queste grandi spese, lui sta tagliando anche la spesa pubblica, sta provando di risparmiare, tagliando soprattutto i salari degli alti funzionari, che dal nostro punto di vista è una misura positiva. E poi López Obrador si è rifiutato a salvare le corporazioni private, a dare dei soldi pubblici per aiutare ai grandi capitalisti, e si è anche rifiutato di indebitarsi per far fronte alla crisi. Il Messico trascina grandi debiti da decenni, e questo è un peso molto, molto, molto lordo sull'economia nazionale. E dunque lui si è rifiutato a indebitarsi. E paradossalmente questo è il punto di scontro con la borghesia. La borghesia vuole delle spese, grandi spese pubbliche, ma sempre orientate a salvare il settore privato. È quello che fa la borghesia quando c'è una crisi. Loro vogliono avere lo Stato al suo servizio, i soldi pubblici per aiutare il settore privato, e far ai lavoratori pagare tutto il peso della crisi e a caricare loro il peso della crisi sulle loro spalle. È quella la richiesta della Confindustria messicana. L'hanno detto molto chiaramente anche gli imperialisti. Ad esempio, nel Financial Times c'era un editoriale molto interessante in cui dicevano quello: lo Stato messicano non può continuare con queste politiche sociali, devono mettere i soldi pubblici al servizio dei ricchi, al servizio delle grandi aziende. E quello, insomma, è il programma della classe dominante messicana, ed è quello che ha radicalizzato il conflitto fra López Obrador, che non si vuole indebitare, e il settore privato e i grandi capitalisti. E noi in questo scontro sosteniamo López Obrador contro i capitalisti, ma noi diciamo che le loro politiche non sono sufficienti. Non basta con dare dei piccoli sussidi ad alcune persone. In realtà la situazione è catastrofica in questo momento, e non è sufficiente è anche una politica di carità, in realtà, di dare soldi pubblici per mantenere ai lavoratori che sono stati licenziati dalle aziende private, o i cui salari sono stati tagliati. Non si può permettere questo. Noi dobbiamo, in primo luogo, dobbiamo richiedere allo Stato che, per far fronte alla pandemia, si devono nazionalizzare i settori legati alla sanità, cominciando per gli ospedali privati, ma anche le industrie che producono delle merci legate alla pandemia e alla salute. E poi dobbiamo dire che non si possono permettere i licenziamenti in massa, non si possono permettere i tagli ai salari di quelli che producono la ricchezza del paese, dei lavoratori che in ogni caso si trovavano già in condizioni molto precarie. Questo non si può permettere. López Obrador deve mettere fine ai licenziamenti, ai tagli ai salari dei più vulnerabili, ed è certo che e noi aggiungiamo ovviamente che le aziende che non accettino queste politiche devono essere nazionalizzate sotto controllo operaio.
Ed è certo che lo Stato messicano non è in grado di fare tutto questo. Da un lato è un Stato abbastanza inefficiente, no? Non è in grado di controllare tutto, di controllare settori ampi dell'economia. Ma da un altro lato, come dicevo prima, lo Stato messicano ha un carattere di classe chiaro, è uno Stato, un apparato dello Stato legato soprattutto nei suoi settori più superiori, diciamo, è legato alla classe dominante. Questo lo abbiamo già visto, ad esempio, con lo scontro fra López Obrador e il Banco Centrale del Messico. Dunque non è uno Stato che possa servire per trasformare la società messicana e per salvare i lavoratori. In realtà l'alleato di López Obrador in questo compito non sono i funzionari, non è l'esercito, ovviamente non è la classe dominante, non sono i capitalisti che mai accetteranno un programma di questo genere, ma sono gli stessi lavoratori che li hanno sostenuto, li hanno spinto al potere, lui si deve sostenere su di loro e li deve mobilitare per far fronte agli attacchi della classe dominante. Con il sostegno dei lavoratori si può mettere l'economia al servizio dei più poveri e anche elevare il livello economico, culturale del paese e trarre il paese dalla barbarie e il sottosviluppo in cui si trova sotto questo capitalismo dominato dall'imperialismo. Ecco, su questa questione che toccavi rispetto al ruolo che possono giocare i lavoratori contro gli attacchi appunto da parte della classe dominante messicana, ti faccio un'ultima domanda. Riallacciandomi un po' al fatto che con l'emergenza sanitaria abbiamo visto emergere ed imporsi a livello di fatto mondiale la centralità proprio della classe operaia in tutti i paesi, anche negli stessi Stati Uniti, dove abbiamo visto un'ondata di scioperi spontanei. Per cui ti chiedo quali sono, secondo te, le prospettive per la lotta di classe in Messico, anche alla luce di quello che ci hai spiegato rispetto a questa situazione di scontro tra il governo e i capitalisti messicani. Questa crisi nuovamente ha reso più evidente che sono i lavoratori che sostengono la società, che senza loro non si muove nulla, e allo stesso tempo ha messo in evidenza l'egoismo dei padroni che si preoccupano solo per i loro profitti e che sono persino pronti a mettere in rischio la vita di tutti noi per mantenere i loro profitti. E questo è anche il caso qui nel Messico, dove infatti abbiamo visto degli scioperi nel nord del paese, nelle maquilas, dei lavoratori che si rifiutano di andare a lavorare senza le misure di sicurezza adatte alla pandemia e che infatti, come ho detto prima, hanno generato uno scontro con l'imperialismo che controlla queste industrie. Ma in generale è vero che in generale i lavoratori sono rimasti degli osservatori passivi in questi scontri, in queste scaramucce fra il governo e i capitalisti, ma questo si deve anche al fatto che López Obrador non ha mobilitato gli operai, ha provato di calmare i capitalisti, di calmare gli imperialisti senza mobilitare i suoi sostenitori in piazza. Ma secondo me c'è un ambiente di polarizzazione di classe, di tensione sociale, e che López Obrador deve soltanto lanciare la parola d'ordine perché i lavoratori scendano in piazza non solo a difendere il governo contro la reazione, contro i capitalisti, ma anche per esigere delle misure radicali contro la borghesia e per salvare la classe operaia in questa crisi. E
perché siano questa volta i ricchi a pagare la crisi che loro hanno provocato. Dobbiamo dire una cosa molto importante. È vero che López Obrador in questo momento ha un grande sostegno sociale, ma questo sostegno non è scritto in pietra. Questo sostegno si basa nell'aspettativa che lui veramente metta in campo una trasformazione radicale della società messicana. È per quello che è stato eletto. E se non lo fa, lui minerà la sua base di sostegno e può finire un po' come è finita la Dilma Rousseff nel Brasile nel 2016, dove il Partito dei Lavoratori, il PT, anche aveva un grande sostegno, ma hanno perso tutto questo sostegno con le loro politiche prima di conciliazione di classe. E soprattutto dopo la crisi di 2014, politiche apertamente pro capitalisti e di austerità contro gli operai. E se López Obrador continua con questa politica di vacillazione, può finire un po' così. E la verità è che ci sono solo due strade per il Messico, o bene. López Obrador prende la strada della rivoluzione, e fa fronte alla crisi con i metodi della lotta di classe e della rivoluzione, espropriando, i capitalisti e mettendo tutte le ricchezze che esistono in questo paese, che è un paese molto ricco, nel servizio degli operai, o prende la strada della capitulazione e di mettere tutto il peso della crisi sulle spalle dei più poveri. Ci sono solo due strade, non c'è una terza strada. Questa terza strada che lui pensa seguire porta alla catastrofe e devono essere i lavoratori, gli operai, a far fronte a questa crisi con metodi rivoluzionari. È il momento di non fare fiducia passivamente in López Obrador, ma di prendere l'iniziativa e di scendere in piazza per difendere i nostri diritti e le nostre condizioni di vita e di lavoro. Bene, io ringrazio Arturo per essersi collegato con noi da Città del Messico per questa interessante intervista e a questo punto vi do appuntamento alla prossima intervista di lunedì prossimo, in cui continuiamo ad affrontare un tema internazionale, però questa volta da un punto di vista storico, e cioè affronteremo con Miguel Pescun il tema della transizione spagnola dopo la caduta del franchismo. Quindi vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi incontri, ai prossimi interventi sul nostro canale YouTube. Grazie.